C'è chi lo ama e chi invece lo odia. Di cosa sto parlando? Dell'open space, naturalmente. Io personalmente ne sono un grande sostenitore e credo che sia stata la più grande rivoluzione dell'intero design degli ultimi decenni. L'open space, infatti, se sfruttato al meglio, vi permette di mescolare armonicamente diversi ambienti come la cucina, il salotto e la sala da pranzo. Certo, come tutto, ha i suoi pro e i suoi contro, ma se vi dicessi che esiste una soluzione per chi vuole stare nel mezzo? In principio, le cucine a scomparsa non erano altro che mini cucine per strutture ricettive o piccole case. Con il passare degli anni sono diventate sempre più evolute e complete, tanto da essere considerate una valida alternativa ai modelli più tradizionali. Questo perché abbiamo assistito a una progressiva rivoluzione del concetto di abitare e di conseguenza sono cambiate anche le nostre esigenze. Scegliendo una soluzione del genere, potrete godere di ampio open space, dove la cucina risulta inserita perfettamente nel contesto, ma col grosso vantaggio di poter nascondere il suo eventuale disordine. Comodo, no? Ciò che vedrete a cucina nascosta sono delle ante che possono essere rivestite con svariati colori e finiture, specialmente se realizzate con la falegnameria su misura. Penso per esempio a Luca e Vasco che mi hanno fatto una richiesta ambiziosa e insolita: trasformare un garage in una suite dedicata agli ospiti. Ovviamente ho accettato la sfida e sono riuscito a consegnargli un monolocale completo di cucina, soggiorno, camera da letto e bagno. Per ottimizzare gli spazi è stato fondamentale scegliere una cucina trasformabile con pareti attrezzate che moltiplicano le dotazioni. I dettagli curati nei minimi particolari, insieme alla distribuzione funzionale versatile degli spazi, donano all'ambiente una forte personalità. E voi, siete più tradizionali o valutereste la cucina del futuro?